creare un cinettino. In questo tutorial vi voglio far vedere come lavorare il mio la mia presina, diciamo, a forma di girasole. Dico la mia perché ne ho viste molte, moltissime in giro. Magari c'è anche questa, però io sono partita da un'idea che l'ho vista su internet, non era nemmeno neanche lontanamente questa cosa qua. Insomma, mi è venuta così in mente che sarebbe deliziosa proprio come una presina o sottopentola, non lo so, insomma. Io la userei come presina, insomma, presina per lo più da mettere, appoggiare là da qualche parte in cucina. Non da usare perché è troppo bella, ma insomma, va bene. Quindi comunque si può utilizzare come presina, è abbastanza grande e molto bella. Io sono veramente contenta del risultato. Adesso il modello non è difficile, vedrete, è veramente semplicissimo. Ciò che mi piace moltissimo è proprio, cioè l'avevo finita, ero già contenta e poi mi è venuta l'idea del tocco finale, quindi di questo bordino col verde. E sono contentissima perché dopo vedrete anche voi alla fine del girasole questo tocco di verde, secondo me è stupendo. Lì ho fatto anche un gancetto, forse troppo piccolino, ma insomma va bene. E quindi è questa la mia idea che ve la voglio proporre in questo tutorial. Per lavorarla, un'altra cosa molto molto importante qua per ottenere un risultato più vicino, diciamo, alla realtà, ecco, sono i colori. Quindi sì, ci vuole marrone, certo, per il centro, giallo e verde. Però il marrone, sì, deve essere un marrone, va bene, quello è giusto. Forse il mio è troppo scuro, ma meglio così perché fa un bel contrasto. Però il giallo, io avevo qua, vi faccio vedere due tipi di giallo. Questo è un giallo più verso arancione e questo è un giallo più puro, più giallo, giallo sole si chiama infatti. Veramente ho scelto questo. Quindi molto importante, ecco, mi sembra che con questo qua non sarebbe venuto ugualmente bello. Insomma, è la mia opinione, magari sì, ma è la mia opinione. Io ho scelto questo. Poi come verde avevo questo qua che è un po' bruttacchiotto, però ho fatto il bordino con questo perché non vedevo l'ora di finirlo e di vedere proprio il risultato finale. E poi ho trovato questo che è molto molto meglio. Non so se voi riuscite a vedere la differenza. Questo è un verde, verde grigio, verde non lo so. Insomma, non è un granché. Però invece questo è stupendo. Quindi i colori molto importanti. Bene, e adesso non ci rimane altro che iniziare a lavorare il nostro girasole, insomma, sottopentola o presina, cosa volete voi? Potete fare, ecco, due e regalare, fate tanti 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 regali, ecco, per chi volete voi, in qualsiasi occasione stanno bene, ecco, un bel regalino. Ok, queste essendo dette ci possiamo mettere a lavorare. Iniziamo con il cerchio magico. Per fare il cerchio magico molto molto semplice, veloce, guardate, tengo il filo che viene dal gomitolo, lo tengo qua nella mano sinistra, no? Cioè più o meno come lo tengo di solito quando lavoro. E qua nella mano destra ho la codina. Adesso guardate un po', la codina la metto, vedete, indietro al filo, vedete? Così. Poi, sempre con la mano sinistra, vengo e adesso lo tiro così per averlo in tensione. Vengo e tengo qua l'anello creato qua. Quindi la codina è indietro al filo. Tengo con queste due dita, poi tiro perché voglio avere il filo in tensione. E siamo praticamente, possiamo farlo più grande, più piccolo come desideriamo. Ok, il nostro, vedete?
semplice, il nostro cerchio magico, entriamo con l'uncinetto nell'anello creato, prendiamo il filo e lo tiriamo tramite, facciamo una catenella e voilà, il nostro cerchio magico è pronto. Quindi mi sembra molto più facile. Adesso nel cerchio magico per il primo giro lavoreremo 7 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Chiudiamo. Entriamo con l'uncinetto, non lavoriamo a spirale, quindi chiudiamo ogni giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Quindi entriamo con l'uncinetto nel primo punto basso e facciamo un punto bassissimo. Per il secondo giro, semplice, semplice, lo so che non vedete perché è marrone scuro, ma insomma vi spiego tutto, quindi è semplice. Per il secondo giro andiamo a lavorare in ognuno dei nostri 7 punti bassi, 2 punti bassi, per un totale di 14, quindi una catenella, entriamo nel primissimo e lavoriamo 2 e andiamo avanti così, quindi 2 punti bassi in ognuno dei nostri 7 per un totale di 14. Ok, ho finito il mio secondo giro e adesso per il terzo giro voglio lavorare così, nel primo punto basso un punto basso, nel secondo punto basso un aumento, quindi 2 punti bassi, 1 e 2. E voglio andare avanti così per tutto il giro, quindi ripetiamo un punto basso nel primo, 2 punti bassi nel secondo, un punto basso nel primo, bla bla bla, per 7 volte. Una volta l'abbiamo fatto insieme, quindi ancora 7 volte dobbiamo ripetere questa sequenza, per un totale di 21 punti bassi. Ho finito il mio terzo giro e per il quarto giro andremo ad aumentare così. Lavoriamo nel primo punto basso un punto basso, nel secondo un punto basso e nel terzo 2 punti bassi, quindi un aumento. Ecco, questa è la sequenza che noi la dobbiamo ripetere ancora 6 volte, no? Perché ripetiamo 7 volte, ancora 6 volte. Tutto intorno al nostro giro, quarto giro. Finiremo il giro con un aumento, ok? Quindi 1, 1 più un aumento. Se abbiamo lavorato bene, se no c'è un problema. E avremo, praticamente noi facciamo così 7 aumenti in questo giro, quindi aggiungiamo 7 punti bassi in più ai nostri 21 già esistenti, quindi avremo 28 punti bassi tutto intorno. Ok, andate a lavorare il quarto giro. Ok, ho finito anche il mio quarto giro, quindi ho adesso 28 punti. Adesso per il quinto e il sesto giro dobbiamo lavorare così. 7 in ognuno di questi due giri lavoriamo 7 aumenti a caso. Quindi noi praticamente da 28 che abbiamo adesso, nel quinto giro avremo 35. E da 35 nel sesto giro avremo 42, ok? Quindi vi faccio vedere come faccio io di solito. Quindi una catenella, entro nel primo e so che devo arrivare a 35. Quindi conto tutti i punti, 1, 2 e faccio diciamo un aumento, 1, 2, 3, 4. Primo aumento, 5, 6, 7, 7, 8, ecco il secondo aumento, 9, 10, 11, 12, 13 e questo è il terzo aumento, un po' ci guardiamo, no? Dobbiamo fare 7, in totale abbiamo già 3. Quindi 12, 13 è il terzo aumento fatto, no? Vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sì, e abbiamo 3 aumenti fatti. Poi 14, 15, 16, 17, il quarto aumento fatto. 18, 19... 20, 21, 22, quinto aumento fatto, 23, 24, 25, 26,
27, il sesto aumento fatto, ne abbiamo ancora uno e guardate tutti questi punti, 27, 28, 29, 30, 31, 32, e abbiamo fatto anche l'ultimo aumento e ne abbiamo ancora 3, quindi vuol dire che siamo a posto, 33, 34 e 35, ok? Quindi è così che dovete lavorare, entro nel primo punto basso, punto bassissimo, e quindi sono arrivata così a 35 punti bassi, è così che dovete arrivare a 42 nel prossimo giro, quindi lavoro anch'io il prossimo giro, poi torno a farvi vedere come continuare con l'ultimo giro del centro. Ok, quindi ho finito anche il sesto giro, ho 42 punti e adesso voglio lavorare così ultimo giro di aumenti e ultimo giro del centro del fiore, perché dopo passeremo alla parte seconda, i petali, quindi cambiamo anche il colore. In questo ultimo giro lavoriamo così, lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5 punti bassi e nel sesto vogliamo fare un aumento, non vogliamo fare, lo facciamo proprio, un aumento e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto facciamo un aumento. Ok, andate avanti così per tutto il giro, dovrete finire con un aumento e dovrete avere alla fine di questo giro 48 punti bassi e dopodiché potete tagliare il filo perché abbiamo finito con questo colore e iniziamo la parte seconda del nostro modello, quindi i petali. Quindi alla fine del giro vi volevo dire non fate nessun aumento, quindi in questo giro facciamo solo 6 aumenti, quindi finite con un punto basso normale, vedrete che dopo l'ultimo aumento vi rimangono proprio i punti giusti per arrivare al totale di 48 punti. Ok, tagliamo il filo, come dicevo abbiamo finito, faccio anche un nodino, abbiamo finito il centro del fiore. E adesso per la parte gialla prendiamo il giallo normale, facciamo il nodino iniziale e vogliamo lavorare così per il primo giro. Entriamo nel primo punto normale dove abbiamo fatto il punto bassissimo, uniamo il colore, nuovo colore, facciamo una catenella e un punto basso in questo punto. Poi facciamo 9 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nei prossimi due punti bassi facciamo due punti bassi. 1, 2, 9 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E due punti bassi nei prossimi due, quindi non saltiamo nessun punto. Punti bassi, ok, andiamo avanti così tutto intorno al nostro cerchio qua, i nostri 48 punti, e finiremo con un punto basso, quindi due punti bassi, 9 catenelle e un punto basso nell'ultimo punto basso, perché così abbiamo due punti bassi. Anche qua abbiamo iniziato con uno, finiamo con uno, non fate punto bassissimo, quindi rimanete così. Dovrete avere 24 archetti da 9 catenelle tutto intorno, lavorando archetto da 9 catenelle, 2 punti bassi, archetto da 9 catenelle, 2 punti bassi. Ok, faccio il mio giro, torno a farvi vedere come continuare per i petali. Quindi ho finito con un punto basso, perché ho iniziato con un punto basso, dicevo dobbiamo finire con un punto basso. Adesso, per il secondo giro dei petali, non vogliamo, cioè non per i prossimi tre, perché sono tre giri di petali che abbiamo da lavorare, non vogliamo più unire i giri, quindi praticamente andiamo direttamente a lavorare il prossimo giro, ok? Quindi io adesso non vado nel punto basso, primo punto basso e faccio punto bassissimo, no, vado direttamente nel mio primo
archetto da 9 catenelle e lavoro così in tutti gli archetti, poi dobbiamo lavorare la stessa cosa. 4 punti bassi nei primi 4, nelle prime 4 catenelle, 3 punti bassi nella quinta catenella e ancora 4 punti bassi nei prossimi 4, nelle prossime 4 catenelle. Saltiamo 2 punti bassi di base e facciamo la stessa cosa. Saltiamo 2 punti di base di base, bassi di base e facciamo la stessa cosa. Quindi adesso io da qua, vedete, entro direttamente nella mia prima catenella del primo archetto da 9 catenelle, lavoro un punto basso, 2 nella seconda, cioè 2, il secondo punto basso nella seconda catenella, il terzo nella terza e il quarto nella quarta, e poi entro nella quinta catenella e ne lavoro 2, 3 catenelle, tutto 3 punti bassi tutto in totale, e vado giù con ancora 4, 2, 3 e 4 punti bassi ancora. Ok, quindi questo è un nostro primo giro, diciamo, dei petali. Abbiamo da fare 3. Saltiamo i 2 punti bassi, entriamo direttamente, dicevo, nel nostro, nella nostra prima catenella del secondo archetto e lavoriamo un punto basso. Nella seconda catenella lavoriamo un altro punto basso, nella terza catenella un punto basso, nella quarta catenella un punto basso e nella quinta catenella 3 punti bassi, 2, 3. Scendiamo con ancora 4 punti bassi nelle nostre 4 catenelle rimaste dell'archetto, no? 3 e 4. E praticamente andiamo avanti così per tutte le nostre 22, perché 2 abbiamo lavorato insieme, quindi da 24 ci sono rimasti ancora 22 spazi da 9 catenelle. Quindi saltiamo i 2 punti bassi, quindi noi lavoriamo solo e solamente nelle 9 catenelle, negli spazi da 9 catenelle, ok, in questo giro. Quindi saltiamo i 2 punti bassi di base e lavoriamo 4 punti bassi nelle prime 4 catenelle, 3 punti bassi nella quinta e ancora 4 punti bassi nelle 4 catenelle rimaste, e completiamo così ognuno dei nostri 22 spazi da 9 catenelle rimasti. Dopodiché, quando avete finito l'ultimo punto basso nell'ultima catenella, vi faccio vedere come continuare per il secondo e il terzo giro di petali. Ho finito il mio primo giro di punti bassi, quindi di tutto intorno alle catenelle dei petali, e vi suggerisco dal secondo di mettere nell'ultimo punto basso lavorato, che dicevo deve essere nell'ultima catenella dell'ultimo spazio da 9 catenelle, di mettere un marker. Sempre quando finite un giro di questo tipo, finirete sempre in un punto basso più su del marker, ok? Quindi finirete qua, non in quella del marker. E adesso come facciamo per iniziare il secondo? Ugualmente faremo per iniziare il terzo, quindi abbiamo ancora 2 giri. E per iniziare il secondo saltiamo 2 punti bassi, ok? Quindi praticamente iniziamo direttamente qua, dove abbiamo fatto il nostro punto basso, qua. E lavoreremo di nuovo 1, 2, 3, 4. Il quarto deve essere, per essere sicure che lavorate bene, deve essere il primo dei 3 del giro precedente. Ok, questo solo all'inizio, perché dopo, se l'inizio lo fate bene, l'inizio è molto importante in questo tipo di lavorazione, perché se l'inizio è a posto andate avanti dritto, liscio, non avete dei problemi. Se invece all'inizio avete sbagliato è un problema. Quindi ho finito qua, vedete, salto 1, 2, vedete 1, 2 qua, 1 e 2, ed entro qua e faccio il primo punto basso e adesso vado a lavorare 1, 2, 3, nei primi 4 faccio 4 punti bassi ugualmente, no? Perché ne ho sempre 9, no? E adesso vedete
Lavoro anche il primo dei tre del giro precedente. Nel secondo dei tre del giro precedente faccio tre. Ok. E adesso scendo con altri 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saltiamo 2 e entriamo nel prossimo e lavoriamo 1, 2, 3. 4. E il quarto, dicevo, deve essere il primo dei tre lavorati insieme del giro precedente. Poi nel secondo dei tre lavorati insieme, lavoro 3 insieme, 3 punti bassi, e poi scendo con 4, 2, 3, 4. Salto 2 e lavoro. Non so, questo filato ultimamente, vabbè che è verso la fine, ma mi fa delle strane sorprese. Quindi l'idea è che dobbiamo andare così per il secondo giro. E vedete praticamente come viene il nostro petalo, comincia a piegarsi su se stesso, diciamo, ciò che va benissimo perché è così che deve stare, come vedete qua. E te è tutto piegato. Ok, quindi andate avanti e lavorate così il secondo giro. Torno a farvi vedere il terzo giro. Praticamente non vi scordate di saltare questi due in mezzo. Dopo lavorate 4 e l'ultimo dei primi 4 sarà sempre il primo dei tre lavorati insieme del giro precedente. Poi nel secondo dei tre lavorati insieme del giro precedente fate 3 e scendete con 4. Saltate 2 e sempre così. Ok, va bene, quindi andate avanti a lavorare questo secondo giro e il terzo giro si lavora ugualmente, ma comunque torno a farvi vedere come iniziare anche il terzo. Dicevo che dobbiamo finirlo qua, in un punto basso più su, prima del punto basso col marker. Una cosa molto importante, diciamo, non lo so, se volete lavorate da questo secondo giro tutti i punti solo nella parte esterna dell'asola del punto, perché dà un effetto molto più carino. Quindi saltiamo 2, entriamo nel primo. Vedete? Io ho lavorato così, dopo mi sono ricordata, quindi solo nell'asola esterna o l'asola indietro, come volete voi. Quindi vedete, ho fatto 1, 2, 3, 4. E nel secondo dei tre lavorati insieme nel giro precedente lavoro di nuovo 3, 1, 2, 3. E poi il terzo dei tre del giro precedente è il mio primo dei 4, 2, 3 per scendere e per finire il petalo. Ok, quindi provate a lavorare solo nell'asola esterna. Viene, ecco, viene più carino, insomma, è questa l'idea. Ok, andate avanti e torno a farvi vedere come iniziare il terzo giro. Ho finito il mio secondo giro e come vi dicevo, vedete, l'ho finito proprio sopra il punto basso col marker. Adesso per il terzo giro prendiamo il marker e lo mettiamo proprio nell'ultimo punto basso. Il terzo giro lo dobbiamo finire sopra nel punto basso sopra il punto basso col marker, quindi la stessa regola. Ok, praticamente andiamo avanti ugualmente. 1, 2, saltiamo 1, 2, entriamo nel prossimo, ups, solo nel punto nell'asola esterna e lavoriamo 1, 2, 3, 4. Il 4 deve essere il primo dei tre lavorati insieme del giro precedente. Nel secondo dei tre lavorati insieme del giro precedente lavoriamo 3 insieme, 2, 3. Il terzo dei tre lavorati insieme del giro precedente deve essere il primo della seconda, dei secondi, dei 4 del petalo. I prossimi 4 del petalo, come posso dire, i prossimi punti bassi.
quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi sono queste le regole del gioco, ok? Per questo volevo farvi vedere un'altra volta. Ed è così che deve essere un mio petalo intero lavorato. Quindi sempre dobbiamo stare attente che siano queste le regole compiute. Perciò prima saltiamo 2, non ci scordiamo mai di saltare 2 qua giù. Poi 1, 2, 3, il quarto deve essere andando in su, il quarto deve essere il primo dei tre lavorati insieme del giro precedente, nel secondo dei tre lavorati insieme nel giro precedente facciamo altri tre lavorati insieme e il terzo dei tre lavorati insieme deve essere il primo dei quattro, i prossimi quattro dello stesso petalo con quali andiamo in giù. Poi saltiamo 2, quelli che li saltiamo sono 1 dal petalo appena lavorato e 1 del petalo in quale dobbiamo lavorare prossimamente. Quindi queste regole essendo seguite sicuramente non potete sbagliare. Allora andate avanti anche con questo giro, non tagliate il filo perché vi voglio far vedere alla fine come fare l'anello, il gancetto qua e poi l'ultimo giro di bellezza proprio con il verde. Ho finito il mio terzo giro però non ho lavorato nell'ultimo, neanche nel, ok, non ho lavorato l'ultimo, il quarto punto basso. Perché voglio farvi vedere, voglio lavorare in tutti e due asole, entro adesso sia in quella davanti che quella indietro e lavoro l'ultimo punto basso. Adesso faccio 10 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e salto i due punti bassi qua e qua nel primo, come se dovessimo iniziare un altro giro, entro e faccio un punto, scusate, bassissimo, una catenella, mi giro e inizio a lavorare in ognuna delle mie 10 catenelle punti bassissimi. Quindi vengo così, lavorate, non lavorate stretto qua, di solito quando lavoriamo punti bassissimi non va bene lavorare stretto perché sta male, anche se non dobbiamo dopo lavorare in essi, comunque meglio lavorarli un po' più larghino perché stanno male se tirano, è troppo tirato, troppo stretto. Ok, e quindi vado, lavoro tutti i miei punti, questo è l'ultimo un po' più stranuzzo, dai che ce la facciamo. Ok, quindi eccoci qua, entro nel punto basso e faccio un punto bassissimo e finalmente adesso posso tagliare il filo, facciamo anche un nodino. Ok, ups, anche il marker lo posso togliere, tanto già finito, no? Bene. Ed è questo, adesso possiamo mettere a posto, ecco così, i nostri petali, anche questo qua. Ok, tutti i nostri petali. Quindi ecco il nostro, la nostra presina è pronta. Adesso l'unica cosa, se volete, certo potete lasciarla anche così. Quindi io quando sono arrivata a questo punto ho detto, ma che bella, è stupenda, mi piace, però c'è qualcosa. Allora mi è venuta in mente l'idea del bordino e vi faccio vedere, molto semplice anche sto bordino. Praticamente è come se noi mettessimo, ecco, un quarto giro. Però c'è una piccola differenza, quindi entro qua, no, dove dovrei iniziare, in questo qua, e lavoro solo una catenella, ok? Poi sempre solo nelle asole esterne lavoro ancora 4, ancora 3, 1, 2, 3, ok? All'inizio, no? E adesso nel secondo proprio ugualmente, ma faccio un punto basso, 3 catenelle, torno e chiudo il mio picot
e faccio un altro punto basso. Quindi invece di 3 punti bassi, qua lavoro solo 2 punti bassi insieme con un picot e poi scendo con 4 punti bassi. Quindi dopo facciamo uguale 2, 3, 4. Vi faccio vedere un'altra volta. Salto 2 e via con altri 4. 2, 3, 4. Quindi nel punto dove dovremo lavorare i 3 insieme lavoriamo solo 2, però lavoriamo così 1. Adesso c'è anche la codina, quindi 1, un punto basso, 3 catenelle per il picot, ups, poi entro nel punto basso e chiudo il picot e lavoro un altro punto basso, sempre qua, e poi scendo con 4, ok, e quindi... Ecco, dopo viene così. Andate avanti, finiamo nel ultimo punto, qua dove abbiamo iniziato con il nostro gancino, però comunque torno a farvi vedere come finire e rifinire qua indietro. Ok, ho quasi finito, ecco la mia presina, vi volevo far vedere, vedete con questo verde è proprio perfetta, questo così così, ma questo è proprio, la adoro. E vi volevo far vedere, quindi ho lavorato 1, ne lavoriamo sempre 3, 2, 3, ok, ups, e nella quarta, che è questa qua, facciamo solo un puntino bassissimo, ok, alla fine, e vogliamo fare una catenella ed entrare nel punto qua d'inizio e fare un puntino bassissimo per chiudere, e quindi così, ecco, vedete, l'anello rimane sul davanti ed è perfetto così, è ciò che l'ultima cosa che ve la volevo far vedere, ok. Quindi è questo il progetto, io spero vi piaccia. Io veramente lo adoro, mi piace molto, mi sembra così, non lo so, bello, ecco, bello. C'è un po' di natura nelle nostre cucine, veramente, poiché è proprio il momento dei girasole, è veramente stupendo. Comunque, spero vi sia piaciuto e niente, al prossimo tutorial.